si è tenuto qualche giorno fa all'Università degli Studi di Palermo il seminario dal titolo Fuori dal museo, esperienze tra arte pubblica e ambientale, che indaga un tema molto importante della ricerca artistica che ha attraversato gli ultimi anni 70, ovvero la collocazione di opere d'arte all'interno di spazi pubblici. Ce ne parla il critico d'arte Gaetano Centrone. È un momento molto coinvolgente in cui l'arte esce dai musei, esce dalle gallerie e prova a incontrare la comunità, i cittadini e a rendersi veramente pubblica. Le opere d'arte che ho analizzato in questo seminario sono un po' disseminate lungo tutto il nostro paese e sono opere ovviamente di artisti internazionali. Ci sono anche delle opere d'arte effimere, ovvero le performance che sono state realizzate anche negli anni 70 e che chiaramente sono durate soltanto per il momento dell'azione, dell'intervento, e di queste noi conserviamo soltanto la memoria fotografica. Memoria fotografica che però è entrata assolutamente nel patrimonio e nei libri di storia dell'arte. Ma come reagiscono i cittadini nell'occupazione di questi spazi artistici all'interno dei loro spazi condivisi? Sì, questa è una domanda molto pertinente, perché appunto la relazione che si instaura tra opera d'arte pubblica e cittadino e comunità composta da cittadini è uno dei nodi centrali di questa questione. Ci sono sia opere e comunità che interagiscono, e quindi c'è un'accettazione da una parte e dall'altra, c'è indifferenza e c'è anche il rifiuto, e anche noi, anche in Puglia, abbiamo degli esempi purtroppo famosi di questo rifiuto dell'opera d'arte da parte del corpo sociale. E questo è quello che mi interessa, e tra l'altro vi do la notizia che questo seminario diventa un libro, perché mi ha contattato un editore di Milano e all'inizio dell'anno del 2021 se ne farà un libro, ed è una cosa a cui tengo particolarmente, perché anche, diciamo, la classe politica dovrebbe prestare molta attenzione a questo argomento. Sicuramente noi ti intervisteremo nuovamente, perché ti stiamo seguendo e quindi vogliamo tutti gli aggiornamenti. Quando uscirà il libro noi vogliamo l'esclusiva dell'intervista. Ti ringrazio, sarà assolutamente un mio piacere fare l'intervista con te, Marilena, e con voi. Grazie infinite, Gaetano.